SIGEP 2023 continua, ci troviamo allo stand di Officine Faber Italia, l'azienda campana che ormai è cresciuta tantissimo e che si rivolge all'Oreca in modo specifico in questa fiera con un modello macchina, l'Agenda, che è davvero strepitosa. Ce ne parla il direttore marketing Diego Di Flora. Diego, benvenuto. Benvenuto a te nel nostro stand, grazie sempre per l'attenzione che ci dedichi. L'Agenda è per noi il nostro core business in questo momento perché ci rivolgiamo a un pubblico che è l'Oreca, il gruppo Oreca. È una cosa molto importante per noi avere una macchina che ha un gruppo, due gruppi e quest'anno tre gruppi. Il nostro obiettivo principale è soprattutto, diciamo, le piccole strutture alberghiere, B&B, gli hotel boutique, perché pensiamo che con questa macchina non c'è più bisogno del barista, del classico barista, quindi lo facciamo fuori, però abbiamo una macchina che è stilizzata, di design, molto bella e funzionale. Diciamo che la robustezza è, non l'hai citata perché è una caratteristica che ormai hanno tutte le macchine, esatto, della Officine Faber Italia. Con materiali nobili come il lottone, l'acciaio, abbiamo la cassa in legno, abbiamo lo scaldatazze sopra che col gruppo, con i tre gruppi diventa sempre più grande, quindi la possibilità di mettere più tazze sullo scaldaciato. Certo però che nella vostra produzione non si ferma qui, ci sono quelle che io chiamo le produzioni tradizionali, diabolic. Guarda, le collaborazioni continuano e continueranno anche nel 2023, tra l'altro con una collaborazione veramente molto eccezionale. E io ne sono molto fiero di questa cosa, però continua quella più importante che abbiamo da anni, che è con la Storina per la macchina Diabolic, che è il nostro, diciamo, è il nostro fiore all'occhiello, perché è una collaborazione elegante, di nicchia, che ha comunque sempre il suo successo. E quest'anno faremo tantissime iniziative del genere, abbiamo fatta una a Natale con Smemoranda, abbiamo fatto un'agenda in collaborazione con Smemoranda. Il mio obiettivo con Faber è appunto fare delle partnership con aziende importanti come lo è Ofi. Diciamo infine qualcosa su quello che è anche un progetto parallelo ma importantissimo legato al settore retail. Parliamo dunque della catena di negozi a marchio Ofi che hanno visto l'apertura proprio nel mese di dicembre, il 16 di dicembre, del primo punto pilota a Caserta. Esatto, quella per noi è una boutique, non è un negozio, perché è stata fatta con tutti i carismi di una boutique: l'eleganza, la ricerca del materiale, la ricerca del, diciamo, della struttura, ma soprattutto del posto, perché volevamo una chicca al centro di Caserta. Caserta è la città che ospita l'azienda Ofi e quindi era giusto partire da Caserta. Ne apriremo tanti altri nel 2023, abbiamo pianificato altre aperture, siamo molto molto contenti di intraprendere questa nuova strada. In quali città d'Europa potremo andare a recarci per guardare la bellezza di una boutique Ofi? Non te lo posso ancora svelare perché io sono napoletano, sono scaramantico, quindi le cose le dico quando sono certe, però sicuramente avremo dei punti in Europa per il momento. Bene, allora Diego, intanto molte grazie per la spiegazione. Nel frattempo voi avrete visto l'Agenda così com'è, in un braccio, due bracci o addirittura tre bracci, disponibile in più colori, bianca, nera o anche colorata nel caso della tre bracci. Un modello robusto, bello da vedersi, ma soprattutto estremamente pratico e che estrae un prodotto
davvero eccellente. Esatto, un po' il concetto di portare il bar in piccole strutture Horeca oppure anche a casa, perché magari ci sono gli amanti del bar che vogliono avere la macchina come al bar a casa propria. Ecco, allora, mentre voi vedevate alle nostre spalle i vari modelli che vengono comunque realizzati e distribuiti da Officine Faber Italia, io invito te a dire a tutti loro qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per entrare in contatto con l'azienda, per manifestare un interesse, per avere un contatto commerciale con qualcuno dei vostri addetti e chissà creare nuovi rapporti, nuove relazioni commerciali. L'indirizzo email è info@l'officinadifaber.com e invece il sito è faberitaliasrl.it. Diego, grazie amici, noi continuiamo mentre a questo punto ci sediamo e gustiamo un buon caffè realizzato con la macchina a Genta. Continueremo poi a fare altre interviste che vi invitiamo a guardare su bennytv.it e orecatv.it. Grazie, grazie Diego. Grazie Fabio, a presto.